Sindaco Castagna, nella ricostruzione è fondamentale ripartire dalle scuole e in questa direzione arriva ancora una conferma su quello che è il progetto a proposito del Lembo. Insomma, ci siamo anche lì. Sì, ci siamo, in effetti la procedura è saltata perché comunque si tratta di demolire, di ricostruire un edificio che poi dovrà assolvere anche la funzione di protezione civile, quindi insomma la questione diventa anche molto importante per la zona, perché un presidio di protezione civile si inserisce nell'ambito di quello che è un programma, quindi un piano di evacuazione. È chiaro che tutto deve passare attraverso quelle che sono le necessità amministrative, quindi abbiamo superato i vigili del fuoco, abbiamo superato il consiglio comunale, l'aspetto paesaggistico, il commissariato pure che appunto deve pure dare il suo assenso. Quindi tutte queste cose le abbiamo superate, adesso si tratta di inglobare tutto e di praticamente di metterlo a gara. Noi stiamo veramente lavorando a tambur battente, tutta l'amministrazione, proprio perché nella sostanza abbiamo questa necessità di iniziare un'opera che rappresenta poi un'opera dove veramente, ecco, vuole poi far capire che la ricostruzione si sta facendo, senza dimenticare che comunque si sta lavorando parallelamente per le altre questioni, sempre per le scuole, cioè la questione Ibsen, quindi scuola media, il San Severino, che comunque è il Manzoni, il Manzoni collegato anche alla collinetta. Questo del paradisiello, questo proprio per far capire, questa cosa le dico per far capire che insomma il lavoro c'è, purtroppo le questioni sono grosse, ecco, non si tratta di una semplice ristrutturazione di un edificio, ma si tratta veramente di andare a progettare un edificio che poi è un edificio che deve guardare per i prossimi 50 anni, quindi questa è la nostra necessità e perciò ecco, e questa magari può essere anche una piccola giustifica perché insomma è passato tutto questo tempo.